Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Intanto starei sul primo, la questione del grano. Domenico, ti cito, come sai sono una tua lettrice appassionata. Ieri il governo americano ordinava ai governi africani di non comprare il grano portato da navi russe perché sarebbe stato saccheggiato nei silos ucraini. Raramente ho avvertito così forte la bruciante, implacabile distanza che separa il nostro mondo, quello delle sanzioni, della geopolitica, dei bilanciamenti di potenza, dalle eterne periferie geografiche e umane. Allora, io mi immagino di essere un abitante di una di queste periferie geografiche ed umane, uno che vive in una bidonville di Addis Abeba. E ti spiegano che il grano non lo devi prendere perché è stato razziato nei silos ucraini. No, cioè questo è il tema. Il discorso è più complesso, cioè, ripeto, cerco di mettermi nei panni di una di queste persone che vede drasticamente la propria possibilità di sopravvivere messa in, per l'ennesima volta, per la milionesima volta, oltre che nella quotidiana fatica di cercare di arrivare fino a sera, da una cosa di cui non sa nulla, certo, che capita in un parte del mondo che, di cui ignora la geografia, la storia, qualsiasi cosa. Allora mi domando, quando qualcuno ha la sua domanda, ma perché io devo morire di fame? Gli risponderanno, ma perché gli americani, giustamente, non vogliono che i russi, i razziatori, i predatori, tutto quello che volete, venda il grano che hanno rubato in Ucraina. Allora, lascio a voi o a qualsiasi persona la possibilità di immaginare una risposta. Ecco dov'è la distanza geografica. Cioè, noi ragioniamo secondo dei criteri che sono straordinariamente giusti, no? L'aggressore, l'aggredito, la vittima, il carnefice, tutte queste roba qua, la Russia, l'imperialismo e queste cose. Ma questo è un discorso che per due terzi dell'umanità non ha alcun senso. Non riesce neanche ad immaginarselo. Cioè, se uno deve riempire ogni giorno con una fettina di pane la propria possibilità di vivere, che cosa gliene frega di Putin e di Zelensky? Allora, qualche volta bisognerebbe mettersi, diciamo, dal punto di vista di queste persone, che non è il nostro. Dopodiché, per risolverla questa questione, la questione in particolare,